macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione and leadership pharma. Leggiamo la motivazione. Per essere una realtà d'eccellenza e leader nel settore, per i progressi apportati nel tempo al mondo farmaceutico grazie alle elevate competenze e alla professionalità dei propri dipendenti, in particolare per il prezioso impegno dimostrato nella ricerca scientifica in risposta all'attuale emergenza sanitaria, rappresentando in questo modo un importante supporto per il sistema. Il premio va a AstraZeneca. E invito a salire sul palco Vincenzo Bartoli, vicepresidente innovazione digitale AstraZeneca. No, no. Grazie mille. Benvenuto. Grazie. E questo è il vostro premio. Grazie. Mostriamolo alla telecamera, naturalmente ai fotografi per immortalare il momento, però lo rimetto, eccolo. Certo, si accomodi pure. Grazie. Allora, intanto complimenti. Grazie mille all'organizzazione, grazie a lei. Le presentazioni in questo caso, mi permetta di dirlo, sono abbastanza scontate, però insomma le chiedo intanto un commento a caldo per questo riconoscimento. Assolutamente, allora ero molto d'accordo con le parole che lei ha citato all'inizio e faccio riferimento all'anno molto impegnativo, che è quello passato che tutti quanti abbiamo vissuto, nel quale la tenuta delle organizzazioni e la voglia anche di innovare il modo in cui ci si relaziona con il mondo esterno, soprattutto per un'azienda farmaceutica, soprattutto per AstraZeneca, è stato un anno molto impegnativo. Il mio ringraziamento va ovviamente ai nostri dipendenti che hanno da questo punto di vista mostrato una grande capacità e una grande attitudine al cambiamento, hanno preso la sfida. In pochissimo tempo vi cito due o tre aspetti che per me sono stati fondamentali nel raggiungere questo grande obiettivo. In pochissimo tempo abbiamo completamente cambiato e stravolto il modo in cui ci relazionavamo con la classe medica. Voi sapete che un'azienda farmaceutica ha nel suo mandato, nella sua attività principale, quello di fare informazione scientifica e portare informazione scientifica e scienza ai medici e ai pazienti. L'abbiamo fatto utilizzando ovviamente modalità e metodiche nuove che erano le più efficaci nel momento in cui il rapporto e la relazione diciamo diretta e personale era completamente inibita dalla situazione relativa al Covid. L'abbiamo fatto in maniera organizzata, abbiamo sperimentato molto e in tutto ciò abbiamo mantenuto una ottima continuità del nostro business e penso che questo sia un risultato eccellente da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di competenze, ci ha permesso di continuare ad essere all'interno del sistema sanitario nazionale italiano un attore importante che cerca con il suo impegno di portare avanti le grandi battaglie a difesa dei pazienti per le patologie che ancora oggi sono al centro della nostra attenzione e per le quali speriamo di portare sempre nuove soluzioni. Beh, insomma, questa è stata già una grandissima battaglia, no? Lo sappiamo tutti e lei ha espresso con le sue parole tutto quello che avete vissuto. Da adesso in poi abbiamo sentito ovviamente un importante supporto per il sistema, immagino che voi stessi vi siate rafforzati di più da questo punto di vista, quindi pronti ad altre sfide proprio per riuscire a coprire sempre di più le esigenze dei pazienti. Sì, come le dicevo prima, è stato un momento importante, ha messo a dura prova diciamo, la tenuta dell'organizzazione, però abbiamo imparato tantissimo. Abbiamo imparato che evidentemente ci sono ancora dei bisogni insoddisfatti che col farmaco e assieme al farmaco vedono coinvolti molti pazienti italiani. Su quello ci siamo interrogati, abbiamo sempre utilizzando nuove metodiche e utilizzando molto anche il digitale, ci siamo relazionati con le istituzioni, con le società scientifiche, abbiamo aperto diversi tavoli per capire come dopo l'emergenza rilanciare tutti insieme e lì giocare la nostra parte come contesto farmaceutico, una nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale che potesse in qualche modo rispondere più velocemente, in maniera più efficace, alle sfide che ovviamente diciamo, il tempo e la storia spesso ci presentano. Quindi è stata una grande prova diciamo, da sforzo che però è stata vinta con successo. E credo che i ringraziamenti, al di là di questo riconoscimento che è doveroso, e quindi sono molto contenta io per prima di consegnarlo a voi, credo che arrivino insomma, da tutta la comunità, perché poi di questo si tratta, non supporto certo al sistema ma proprio alla comunità tutta che ha vissuto questa esperienza in modo decisamente importante, ecco, diciamola così, sperando di ripartire con il piede giusto. Al più presto, insomma, i segnali sono tutti positivi e poi siamo tutti un po'
diciamo, facciamo parte di un contesto che è quello delle aziende farmaceutiche, siamo anche tutti cittadini, tutti pazienti, certo. Quindi ci teniamo a dare il nostro contributo anche perché c'è in gioco la vita di tutti noi e quella dei nostri cari. Per quello parlavo di comunità, no? Perché indipendentemente dal fatto che voi siete, diciamo, i protagonisti da un certo punto di vista, però lo siete anche come tutti gli altri cittadini. Va bene, allora può prendere questo premio. Ringrazio ancora l'organizzazione per questo premio. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie AstraZeneca, Vincenzo Bartoli, vicepresidente innovazione e digitale di AstraZeneca. Complimenti.